Giulianova zeppo di indisponibili, Cerasi vara una formazione di assoluta emergenza, Simone Vitali cambia tre pedine rispetto a domenico ma sarà gara vera dall'inizio alla fine e con tanto di cappello alle due squadre. Con le immagini girate da Mario Giacchetta andiamo subito a vedere che cosa è successo. Il quinto minuto, Barlafante in area, prova il sinistro, prova perché forse gli viene fatto sparire da Alessandro Paravati il piede e quindi il gancio viene punito con il penalty. Persiani prima calcia in modo maldestro, falso non trattiene ed allora il numero 9 può allungare la zampa e mettere dentro per l'1-0. Il Villa non è squadra facile, occupa bene la metà campo avversaria, non si demoralizza e quindi con numero e con tasso agonistico fa quello che deve, forse anche troppo a parere del direttore di gara che, richiamato dal collaboratore, va in panca ad espellere Di Muzio. Tra il 26esimo e il 36esimo Persiani in cattedra, fascia sinistra, Di Giuseppe in becca, il 9 punta, avversario e porta e palo, poi si mette in proprio. Fa tutto bene, tranne l'ultimo controllo in cui si allunga la palla ed agevola il fermo di falso. Sul tramonto di tempo, Barlafante e Persiani si sé, il raddoppio buttato in mare. Nella ripresa il calcio franco di Giuseppe Paravati che calcia benissimo, una deviazione palla in angolo dalla battuta sotto misura, D'Angelo non trova lo specchio di poco. Da un lato all'altro Traini si accentra, prova lo slalom, poi accende lo scavetto, lo fermano prima il portiere, poi il legno traverso. Per 20 minuti non succede niente negli orti di area, si accendono i fari, è mercoledì, cambi tecnici per respirare, si rimane con gli stessi impianti prima, poi con la seconda tornata il Villa si mette a 3,5 quasi davanti, non molla mai fino al 21esimo quando un contropiede micidiali, Cappelli Giglio con diagonale assassino fa esplodere il Castrum, è il 2-0. Saltano gli schemi, Sissé al 34esimo praticamente un calcio di rigore che non va, al 35esimo la replica del Villa, bellissimo il tiro di Giuseppe Paravati che saggia le qualità di Boccanera, applausi ad entrambi. Dopo due minuti però Moscianese lascia i suoi in 10 per un fallo su Berardinelli, ma il destino è segnato, da qui alla fine non ci sarà più nulla e il Giulianova in vetta aggancia l'Avezzano. Direttore sportivo Moreno Miccoli, una sconfitta che comunque non... avete tenuto sempre in vita la gara fino al 2-0. Sì, vabbè, questa è la nostra prerogativa. Ogni domenica la partita ce la facciamo, ce la giochiamo. Abbiamo cambiato qualcosa domenica scorsa per muovere un po' la classifica. Ci è andata male perché è stato quasi un tiro a bersaglio fuori dell'angolana. E oggi abbiamo fatto la nostra partita su un campo difficile contro un'ottima squadra. E fondamentalmente io non ho mai scuse. Faccio i complimenti a Giulianova perché si è dimostrata una grossa squadra, questo pubblico non merita l'eccellenza e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché, come hai detto giustamente tu, la partita l'abbiamo fatta fra tante difficoltà. Avete invaso la metà campo avversario sempre, a testa alta? A testa alta, perché questa è la nostra prerogativa, ho sentito lo spogliatore Giulianova che diceva noi non molliamo mai anche noi, però devo fare un appunto, questa non è una partita con due espulsioni, non si sa quante ammonizioni. Rigore per il Giulianova che ci poteva stare, rigore per noi che era netto, un fallo di mano nettissimo. Ripeto, il Giulianova non ha rubato nulla, ha meritato di vincere, però il calcio è fatto di episodi. Quando c'è il rigore da una parte bisogna fischiare anche dall'altra. Questo ormai sta diventando una costante. Quindi noi la classifica non la guardiamo e speriamo che in federazione non la guardano, perché ci mandano ogni domenica questi arbitraggi. Adesso è ora di finirla. Ufficialmente sono venuto io, ci metto la faccia. Siamo persone che ci alleniamo come tutte le altre squadre, facciamo sacrifici come tutte le altre squadre, la nostra società caccia soldi come tutte le altre società, meritiamo e pretendiamo rispetto. Allora mister, i testacoda sono sempre un problema, però ha rotto l'incantesimo, Giulianova è primo, se lo sarebbe mai aspettato? Aspetta, non so se è primo Giulianova perché non lo so,
L'Aquila è stata battuta e l'Avezzano avrebbe pareggiato 2-2. Stai dicendo una cosa che non sapevo, quindi siamo... Quindi un'emozione indiretta. Sì, veramente, però quello che mi fa piacere è la voglia di questi ragazzi, che non è mai facile, nel senso, oggi è la classica partita che abbiamo tutto da perdere, perché se fai bene hai fatto il tuo, se non fai bene non hai fatto niente. Quindi è una partita a rischio. Loro, secondo me, organizzati, io non dico queste cose perché quello che vedo, attaccavano in avanti, non male, non so come fanno a avere 2 punti, però non male, almeno qua hanno fatto la loro onesta partita in tutti i sensi. Noi avevamo fame di riscattarci dopo l'Aquila, che ho detto forse pure dopo Langiano, perché forse ho detto pure troppo, non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, però pazienza, andiamo avanti. Questa è una partita difficile perché è un'infrasettimanale, avevamo 4, 5, 6, 7 fuori, quelli che sono rientrati hanno esordito altri 2004, secondo me abbiamo fatto la nostra partita.